Buona giornata da Leonor. Video per quanto riguarda la situazione di Trump in seguito a ciò che è successo, appunto all'attacco che ha ricevuto. Io subito pensavo fosse una cosa finta, però non lo è del tutto, nel senso che le carte, ma anche i defunti dicono che comunque è stata una cosa programmata, ossia erano d'accordo anche le guardie, la sicurezza era d'accordo che ci fosse questa cosa, però lui non era, insomma, a conoscenza, ecco, quindi è stato un attentato costruito da tante persone, che c'era un accordo, quindi. Allora, questa è una stesura che riguarda il futuro a breve termine, ecco, insomma, i prossimi mesi. Allora, lui adesso si troverà a dover portare dei pesi enormi per la sua età, appunto per procedere e andare avanti con le elezioni. Il problema è che verso fine campagna elettorale oppure anche appena dopo appunto io penso vittoria perché tutte le stesure me lo danno vincente, poi se ci sono dei brogli elettorali questa è un'altra cosa, però per me è vincente lui, ci saranno problemi seri, ossia lui potrebbe essere nuovamente colpito, in questo caso in modo mortale. E questo, diciamo, nuovo attacco potrebbe avvenire già i prossimi mesi, perché tutto questo è stato programmato dai superiori. Però io voglio dirvi, non fatevi illusioni con Trump, perché non è un santerello, non nel senso della sua vita privata, che a me non me ne frega niente, cioè lui potrebbe anche cambiare 100 donne al giorno, che non me ne frega niente. Lui, all'epoca dei liquidi magici e soprattutto il suo vice Vance, volevano obbligare che ci fosse l'obbligo e che le persone che non si sottoponevano a questa sostanza venissero licenziati, come avveniva in Italia. Quindi non aspettatevi che dicano, cioè che quello che loro vi promettono venga fatto. No, questo per intenderci. Per quanto riguarda il Bellum, anche su questo io metto le mani avanti perché mi immagino che troveranno il modo per proseguirlo se vogliono rimanere al potere, perché è l'unico modo, altrimenti verrebbero tirati via cioè in pochissimo tempo, ecco, verrebbero totalmente eliminati. Comunque ho tanti video da fare riguardo Trump e un po' alla volta ve li pubblicherò. Anche scritture di defunti, eccetera. Poi devo pubblicarvi anche tante cose riguardo la Cecchettin, la Tramontano, riguardo la Kate no, perché comunque molte persone amano essere prese in giro dai reali, ossia credere a ciò che dicono loro, quindi siete libere di farlo e le conoscenze mie me le tengo per me. Quindi a presto con i prossimi video.